Capitan Futuro, il più puro degli eroi. Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati. Perché stavo cantando questa canzoncina? Perché quando ho letto il nome del Milan Under 23 sono rimasto sinceramente basito. Milan Futuro, ma chi è che fa il merchandising, che fa il marketing? Paperino e Topolino, ma chi è sta gente? Ma come si fa? Cioè, veramente, a me non piace. Poi ditemi anche voi se vi garba, ma Milan Futuro, con tutti i nomi che c'erano possibili, non lo so. Pensiamo, tipo, la Juve ha dato Next Generation, Milan New Generation, Milan Red Black, cioè Red Black Generation, rossoneri, c'erano tanti, cioè, ce n'erano, no? Milan Futuro, cioè, non mi garba, cioè, mi sembra veramente il nome di una cooperativa, ve lo dico sinceramente, sembra il nome di una cooperativa, proprio. Non mi piace, mi fa letteralmente cagare, posso dirlo, non mi piace proprio. Poi fatemi sapere anche voi cosa ne pensate. C'è la data, amiche e amici rossoneri come me, c'è la data. La data è l'8 luglio. Oh, finalmente abbiamo la data. Voi direte, ma Marco, ma di che data abbiamo? Abbiamo la data in cui vedremo il faccione di Fonseca a Milanello, perché l'8 di luglio è il giorno del raduno dei ragazzi a Milanello. E quindi, molto presumibilmente e per logica essenziale, ci sarà anche la presentazione ufficiale del nostro nuovo allenatore. E la squadra, la prima squadra, curiosità che vi racconto, si allenerà con il Milan Futuro. Quindi si allenerà col Milan Futuro e Milan prima squadra, sì, Milan Futuro. Ogni volta che Milan Futuro non mi piace. Vabbè, comunque, diciamo, quindi c'è questa data importante in cui comincerà l'avventura. Attenzione, perché da via Casa Milan, diciamo, fanno sapere che bisogna stare tranquilli, che i tifosi stiano tranquilli, perché il Milan farà comunque un mercato importante. Non rimarrete delusi, il Milan farà il mercato che deve fare. E noi, vabbè, crediamo, cosa dobbiamo fare? Cioè, sicuramente molti di voi sono sfiduciati. Io incrocio le braccia e dico, vabbè, fammi vedere quello che fai. Poi però ti bastono, perché poi non è che se mi dici faremo e poi non fai, io poi dopo ti bastono, sappilo caro Milan, perché qua peli sulla lingua non ce ne sono, qua non c'è sudditanza, qua su questo canale non si dice che le cose sono belle quando non sono belle, no, quelli sono altri canali, di gente che magari non dico che è stipendiata dal Milan, ma comunque ha un certo timore e sudditanza nei confronti dei rossoneri per il lavoro magari che fa o per altre dinamiche che non stiamo qui a raccontare. Qui si dice quello che si pensa, perché questo è il canale rossonero per eccellenza, tanto è vero che questo canale si chiama ACM Style, la voce del tifoso, ok? Perché quella deve essere. Quindi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale, perché il 45% di voi non si iscrive e guarda i video. Non vi chiedono la carta d'identità, non vi chiedono la carta di credito, non dovete pagare bollettini postali. È assurdo, ma vi assicuro che è gratis. Lo so che sentire dire gratis in questo paese è strano, ma è gratis, fidatevi. Quindi cliccate sull'iscrizione, come in realtà state già facendo nei diversi giorni, e pollicioni su e commenti, perché oggi voglio sentire cosa ne pensate su Milan Futuro. Mi viene in mente Capitan Futuro, ve lo giuro. Quindi ci dicono di stare tranquilli, ci dicono di stare calmi, che tutto si risolverà per il meglio, che faranno un mercato all'altezza. Tanti di voi diranno se sta cippola, io dico vabbè, ma il 1° luglio tanto è fra 2 giorni, 3 giorni, vediamo quello che fate. Poi però non vi lamentate se fate delle cagate e la gente si arrabbia, io ve lo dico, tutti ci arrabbiamo, perché le aspettative, visto quello che non sta succedendo, non sono meravigliose. Poi magari ci avete fatto attendere, ci avete fatto uscire 1000 nomi per distrarre un po' l'attenzione dai veri obiettivi. Vediamo, ma la notizia del giorno è quella che riguarda l'ok del Milan
per un giocatore. Attenzione, attenzione, questa è nuova, ma non è nuova, perché Fonseca avrebbe chiesto il suo pupillo e avrebbe ottenuto l'ok. Uno dei suoi pupilli avrebbe ottenuto l'ok alla trattativa. Stiamo parlando di lui, che a me piaceva tanto, poi mi è un po' sceso, però valutando quello che c'è in giro, dico perché no. Parliamo di Jonathan David. Jonathan David, la punta del Lille, che ha lavorato ovviamente con Fonseca e che vorrebbe tornare a lavorare con Fonseca, e Fonseca vorrebbe tornare a lavorare con lui. Quest'anno ha fatto 47 presenze, mi pare 26-27 gol e 6-7 assist, quindi un ruolino di marcia non da buttare via. Guardo anche e soprattutto le 47 presenze, quindi vuol dire che facendo le corna fisicamente è un gioiellino. In scadenza nel 2025 si dice che la cifra che dovrebbe servire è quella che servirebbe per Zirzi, quindi 40 milioni di clausola, con la differenza che però le commissioni per il suo entourage pare che siano molto 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 più basse. Poi sapete che i rapporti fra Milan e Lille sono molto molto buoni, come fra Milan e Chelsea, come fra Milan e Real Madrid. Il Milan ha delle corsie preferenziali in giro per l'Europa che gli permettono poi di fare delle operazioni a buon mercato, no? In questo caso non è esattamente a buon mercato l'operazione David, però c'è da tener conto, ragazzi, che David scade nel 2025, quindi di conseguenza si può strappare una cifra in favore, perché sennò che succede? Succede già intanto che Lille ha dichiarato cedibile David. Succede che David ha chiesto a Lille di andare via, quindi si lasceranno in maniera molto tranquilla, ma viste questi presupposti, queste cose, se il Lille non dovesse lasciare andare il ragazzo dove magari lui vorrebbe andare, questo non vuol dire che deve scendere a ricatti, però è chiaro che arrivati a dicembre di questo anno David si accaserebbe gratuitamente a chi vuole, ok? Quindi perderebbe qualsiasi fonte di guadagno su David il Lille. È chiaro che quindi è interesse di questa squadra a monetizzare anche magari a costi più contenuti, che non sono magari 40 milioni di euro. Quindi sono, diciamo che sono cautamente fiducioso su questa operazione, soprattutto perché è una richiesta di Fonseca, ma non è la prima volta che l'ha chiesto. Il Milan lo ha già seguito in passato David, poi ha lasciato perdere la pista per varie motivazioni, e ora pare che si torni alla carica, soprattutto perché c'è l'ok del Milan ad accontentare l'allenatore, quindi sarebbe una specie di attestato di fiducia e dimostrazione comunque di considerazione, e il Milan in questi giorni, in queste settimane, proverà a trattare e a chiudere il discorso David. Ovviamente voglio sapere qui sotto anche voi cosa pensate di Jonathan David, se vi attizza oppure se non vi piace rispetto agli altri profili accostati. Jonathan David sicuramente incarna quello che è l'attaccante moderno. Sicuramente Jonathan David è un attaccante veloce, tecnico, che ben potrebbe andare con i due esterni Leao e Pulisic, quindi diventerebbe un attacco molto veloce, molto dinamico e soprattutto molto tecnico. Quindi fatemi sapere anche voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti, sia di Milan Futuro e sia dell'opzione Jonathan David. Sapete che io leggo sempre i vostri messaggi, aspetto con ansia quello che mi direte. Io intanto vi auguro buon proseguimento di giornata, sempre comunque ovunque forza Milan. Noi ci sentiamo più tardi e addio.